Amici miei, molti di voi in mail mi stanno scrivendo: ma come faccio a scegliere il vino giusto su cui investire? Il produttore che tira di più per cui mi possa garantire un guadagno maggiore nei prossimi anni? Oppure come faccio a scegliere quei vini che mi abbassano decisamente il rischio, un'esposizione più bassa? Difficilissimo rispondere in poche parole, ma vorrei iniziare con una premessa importantissima per evitare che voi possiate avere perdite sul mercato. Bisogna affidarsi a operatori del settore. Questo perché bisogna seguire costantemente, giornalmente, l'andamento dei prezzi dei vini. Esattamente un'attività finanziaria come tutte le altre. Se bisogna fare denaro, se bisogna guadagnare, bisogna starci dietro e quindi bisogna conoscere bene quello che si fa. Detto questo, in questo video, e secondo me ha tanto valore, amici miei, questo video, vi do le 7 caratteristiche che noi in grandi bottiglie seguiamo per sapere poi quali sono i vini su cui andare a investire. Punto numero 1, importantissimo, la storia del produttore. Se io prendo un vino come questo, Gaia Solitildin 1999, vado a vedere la storia di Gaia e ce n'è e come da andare a studiare. Quindi sicuramente un punto di partenza importante. Quello che alle spalle ha un buon produttore, allora fa tutta la differenza del mondo come sicurezza nell'investimento e come eventuali ritorni. Punto numero 2, conta la qualità dell'annata. Sempre meglio investire in annate che abbiano un buon score, un buon punteggio, quelle annate che hanno fatto grandi risultati e grandi vini. Ritorniamo alla bottiglia di prima, 1999 in Langa, è stata una bellissima vendemmia e allora ci siamo nel punto giusto. Punto numero 3, amici miei, cercare di andare a investire in quei vini dove i vari critici americani, ma adesso anche asiatici, hanno dato buoni punteggi. Questo vi garantirà, quando si andrà a rivendere sul mercato il vostro vino, di avere più possibilità di piazzarlo in posti diversi. Punto numero 4, andare sempre a guardare la produzione di quel vino su cui andate ad investire. Un discorso se un vino è prodotto in 1 milione di pezzi, un discorso se un vino è prodotto in 800 bottiglie. Ovviamente più c'è rarità di prodotto, più è facile che ci possa essere domanda sul mercato e poca offerta, e quindi i prezzi possano salire. Punto numero 5, andare a vedere sempre le performance storiche dei prezzi del vino su cui andate ad investire. Quello che ci dice storicamente l'andamento dei grafici di quel vino, anche piuttosto in altre annate, è comunque un ottimo riferimento da avere nel vostro bagaglio per valutare la scelta. Punto numero 6, altrettanto importante, capire la sensazione, la sensibilità, l'aria che tira sui mercati in quel preciso momento storico in cui si va a fare l'investimento. Ci possono anche essere produttori importantissimi che però in un certo periodo storico non sono più tanto di moda, oppure il pubblico sta andando su altri generi di vini. Ecco, questo è fondamentale per non sbagliare e per cercare di abbassare il rischio. Da ultimo, ma assolutamente non meno importante, sui vini che andate ad acquistare per fare i vostri investimenti, andare a valutare sempre la finestra di vivibilità, cioè quando il vino è giovane, quando è maturo e quando invece sta iniziando a scendere, per andare a decidere qual è il momento giusto di entrare sul mercato per la vendita, ovviamente, perché in quel momento lì allora i prezzi saliranno, perché i vini sono all'apogeo, sono al massimo della piacevolezza e i grandi degustatori internazionali vorranno comprarli proprio in quel momento magico in cui gustare al meglio quei vini. Oggi in questo video vi ho fatto un regalo pazzesco, mi raccomando, seguiteci sul canale YouTube e poi su www.investireinvino.it, compilate il form perché riceverete materiale gratuito di informazione sempre sull'investimento in vini pregiati, ma soprattutto entrerete a far parte della nostra community che più avanti vi riserverà delle offerte straordinarie e dei privilegi assolutamente unici.